arriva il colpo di mercato che uno non si aspetta. Io da tifoso della Roma vado ad aprire le notifiche perché mi è arrivato proprio il blip blip. Vado a guardare, ragazzi, la Roma ufficialmente ha acquistato Héctor Moreno. Ma chi è? Ve lo dico io, ragazzi, perché quando ho sentito il nome lì per lì non è che ci stavo tanto a pensare. Poi quando ho sentito PSV, allora mi è tornato in mente. Ciao, bella a tutti da Gabone. Siamo tornati con questo nuovo video, vi saluto perché se no non vi saluto più. Detto questo, ragazzi miei, Moreno è un difensore centrale di indubbia esperienza, classe 1988, acquistato dalla Roma per soli, tra virgolette, 5,7 milioni di euro e ha firmato un contratto fino al 2021. Ha dichiarato: sono molto felice di arrivare a Roma e te credo, non lo so io, sicuramente te alzeranno l'ingaggio, voglio pure vedere che sei contento. Per la mia carriera rappresenta un importante passo in avanti, ma soprattutto Monchi, o come cavolo si chiama, il nuovo DS della Roma, ha dichiarato: Héctor Moreno era un mio obiettivo da tempo e fortunatamente si sono create le circostanze perché potesse arrivare alla Roma. Si tratta di un difensore centrale con molta esperienza internazionale e che risponde perfettamente al profilo che stavamo cercando. Ragazzi, praticamente è un'operazione alla Fazio. Con Fazio ci ha detto bene, io spero pure che con Moreno ci possa dire bene. Ma questo però mi lascia presagire che la Roma sta operando sul mercato in uscite e che quindi molto probabilmente uno tra Rudiger o Manolas potrebbero partire, a meno che poi non parte Fazio, ma non credo, insomma, perché dovrebbe essere riconfermato come giocatore. Molto probabilmente Rudiger all'Inter, mi auguro di no, perché sinceramente perde un giovane di quelle prospettive per prendere un classe 1988, boh, non lo so, fate voi, voglio sapere dai commenti che cosa ne pensate. Moreno è un difensore centrale vecchio stampo che non solo c'ha il vizietto del gol, perché comunque qualche golletto in carriera l'ha fatto e come, ma viene considerato l'erede di Rafa Márquez, ex giocatore del Barcellona. È molto più fisico, sicuramente non è velocissimo, però c'ha delle qualità fisiche importanti che gli consentono di recuperare molti palloni. Il gioco aereo soprattutto è il suo punto di forza. Ma detto questo, ragazzi miei, io vi dico la mia: la Roma sta cercando di rifondarsi da zero e sta cosa mi preoccupa alquanto. Vediamo quanti personaggi andranno via che già stanno alla Roma e quanti nuovi ne arriveranno. La mia paura è che, modificando troppo la formazione, soprattutto quella titolare, il prossimo anno il secondo posto potrebbe diventare un problema. Di Francesco dovrebbe essere a momenti, quindi dovrebbe essere annunciato Di Francesco, ma contestualmente è arrivato questo giocatore. Vi annuncio che anche Pellegrini dovrebbe essere quasi ufficiale. Sto parlando del giocatore appunto del Sassuolo, che proprio Di Francesco è il suo pupillo e lo vuole a Roma. Se ci volete il video, ragazzi, lo posso fare questa sera, ma voglio almeno 3000 like su questo video, visto che vi ho dato una notizia di mercato di quelle esagerate, perché la Roma insomma non aveva ufficializzato e dichiarato di essere interessata a questo tipo di giocatore. Quindi insomma, se non si parla di Messi alla Roma o di Ibrahimovic, probabilmente ci stanno a operare, stanno a cercare insomma di fare qualcosa, magari. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti di questo trasferimento. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Vi tengo aggiornati sul mondo del calcio, ma soprattutto, visto che la Roma sta cominciando a comprare qualcosa, sulla mia squadra del cuore, anziché le altre, perché fino a mo' solo Juventus e Milan stavano a comprare, per il resto nessuno si sta a muovere. Ci vediamo dopo con un nuovo video, ragazzi miei. Bella a tutti.